Da dove arriva la parola sfida? Ne parliamo con Paolo Manocchi. Buongiorno e bentornati al Caffettino Podcast, sono Mario Moroni e qui oggi davanti alla macchinetta del caffè virtuale. Come facciamo tutti i sabati c'è un caffettino due voci, ovvero con un'altra persona, un professionista, un imprenditore o un esperto di qualcosa. Oggi abbiamo Paolo Manocchi, formatore ma anche molto esperto, appassionato di etimologia, ovvero da dove arrivano i significati e le parole che utilizziamo tutti i giorni. La parola di oggi è sfida, un po' perché è scoppiata la primavera, ci sono tante iniziative, si gira, ma soprattutto si intravede, si cerca di costruire un futuro. Prima di cominciare però ti ricordo che il canale Telegram è attivo e puoi sfruttarlo facendo follow su Mario Moroni canale per non perdere nessuna puntata. E se vuoi suggerirmi invece qualche tema o qualche nuovo esperto con cui colloquiare anche tutti i sabati, mario@mariomoroni.it. Puoi usare quella mail anche per suggerirmi delle notizie che magari mi sono perso o che vuoi trattare ulteriormente. E allora ben trovato Paolo, da dove arriva la parola sfide e perché ne parliamo oggi? Allora, ciao Mario, ciao a tutti. Ma guarda, sfida non ha una origine etimologica particolare, se non appunto quello di accettare di fare qualcosa che ci richieda un particolare impegno, quindi energia, determinazione, il concetto di lanciare o raccogliere una sfida, sai, no? Si dice nel linguaggio collettivo, certo. Proprio quello quindi di mettersi in gioco, ecco, nel profondo. Vabbè, chiaro, ci sono sfide, ma certo, è logico che poi la partita con gli amici per vincere la salsicciata è una sfida. Beh, lì c'è tanta agonia, e quindi se, oltre che agonismo, c'è tanta agonia. Sì, c'è l'agonia se perdi, perché poi ti massacrano per una settimana, non esci vivo. Sono peggiori, sai che gli amatoriali sono peggiori, certo, no? Certo, e il confronto agonista fa ridere. Però per dire, quindi le sfide sono di tanti livelli, ma questo è un po' il senso. Nella profondità significa che ci mettiamo in gioco e accettiamo di metterci in una condizione di non sicurezza. Ah. Perché nel momento in cui accetti una sfida non sai se vincerai, per definizione, no? No. E quindi vuol dire che sei disposto ad accettarti nell'inquietudine del non riuscirci. Oh, caspita. Questa è una visione interessante, effettivamente. Ed ecco perché alcuni purtroppo fanno fatica ad accettare le sfide, non perché non abbiano delle caratteristiche potenziali, ma perché il processo educativo, l'eventuale non centratura sull'autostima offerta dal tuo entourage familiare o parentale, o comunque per i tipi di scuole che hai frequentato, gli amici che hai vissuto, le esperienze che hai interpretato. Sai, noi siamo il prodotto della somma totale dei nostri pensieri. Mannaggia, me lo ripeti, mi viene un'ansia di pensare le cose giuste e di non pensare quelle sbagliate. Ma più che quello, Mario, perché tanto chi cacchio lo sa cos'è giusto e sbagliato, un po' complicato, forse anche un po' arrogante, e più che altro è cosa funziona e non funziona. Ecco, io mi sento di lasciarci questo stimolo sulla sfida, cioè piuttosto che andare in autosvalutazione e dire giusto o sbagliato, ma è per me funziona o non funziona, come faccio a mettermi in gioco? Perché il paradosso è che se non ci mettiamo in gioco non vinciamo. Però se non vinci non ti metti in gioco, perché è lì il loop, no? E quindi raccogliere, come si fa? Raccogliere i dati, la preparazione, la conoscenza, lo stimolo, sono tutti elementi che aiutano a muscolarizzare, a rendere più prestativo il muscolo della sfida, mettiamolo così. Mi piace, perché in realtà bisogna allenarsi, è un po' come dicono gli allenatori di calcio, no? Vincere aiuta a vincere, perché ci si allena a entrare appunto con quella tipologia di mentalità. Sai che io c'ho un payoff, no? Che è diventi ciò in cui ti eserciti. Certo. E noi siamo diventati tutti bravi a fare almeno una cosa nella vita, però ci siamo esercitati. 1200 puntate, insomma, mi sono allenato parecchio, hai capito? Te ti sei esercitato un bel po'. Però mi sto ancora allenando. Senti, tra tutte le sfide che tu hai analizzato, quali sono quelle più difficili, complicate, oppure quelle più simpatiche? Qualcosa da segnalarmi? Guarda, non lo so, forse sono tutte e tre quelle che sto per... me ne sono venute in mente due che forse raccolgono tutte e tre le parole che hai citato tu adesso, no? Allora, riguardano il mondo femminile e il mondo maschile. Nel mondo c'è qualcuno che per il mondo femminile a febbraio decide di fare la sfida chiamata delle 3 F.
Quindi first... che sono milanese io, cioè quindi no, non c'è... fatturato. Non sei distante, fochino, sai? Fochino. Non sei distante, ecco. Però l'hanno venduta in un modo diverso. Qui l'hanno chiamata Free Finger February. Cioè nel mese di febbraio c'è chi fra il mondo femminile decide di astenersi completamente dall'attività sessuale. Ah, beh, insomma, una sfida molto complicata, eh? Una specie di 30 giorni senza autoerotismo e senza attività col partner. Wow. Allora i maschi hanno detto, beh, allora ne facciamo una anche noi. E l'hanno portata a novembre. E qui l'hanno chiamata No Nut November. Quindi è un modo di dire no, niente noci a novembre, cioè come dire non ce n'è per nessuno. Ecco, queste sono un po', diciamo così, un po' di curiosità. Sfide, un po' come la mia 100 giorni senza alcol, no? Che sto facendo dal 9 di gennaio in avanti, è una sfida, è come sta la community che lo sta vivendo, insomma, insieme, e proprio in questi giorni stiamo per arrivare alla fine, quindi avrai anche una forma fisica invidiabile, perché sai che l'alcol non aiuta purtroppo a livello fisico. Assolutamente, cioè prime settimane insomma, ho perso qualche chilo, proprio 3-2-1, il problema poi è mantenerli quando finisce la sfida, ma questa è tutta un'altra storia. Grazie mille Paolo. Ciao Mario, ciao a tutti, ciao. Questo è il Caffettino Podcast e io sono Mario Moroni, vi tengo compagnia ogni giorno, 365 giorni l'anno, anche sabato e la domenica, parlando di tech, di innovazione e facendo qualche riflessione, un po' come abbiamo fatto oggi con Paolo, con il Caffettino a due voci. Noi ci sentiamo domani per il riepilogone settimanale delle notizie e poi anche lunedì mattina, dalle ore 6:30-7, sono lì pronto per la prima news della settimana. Buon weekend!